Cari amici di Tecno Edizioni TV, Tecnoplast, Tecnolab, Chimica Ambiente e Tecnofood, benvenuti al 6° Innovation Day che B&R organizza, questa volta qui a Parma. C'è stato un overbooking incredibile, c'era gente all'ingresso, nonostante la neve, gente che voleva continuare ad arrivare. Li butta fuori. Esatto, li buttavano dentro, fuori. Comunque, il tutto perché è un grandissimo contenuto e sarà Nicoletta Ghirloni, come al solito, a raccontarci le novità che anche quest'anno, nel 2018, B&R sta portando sul mercato dell'innovazione e in Italia. A te la parola. Grazie Marco. Tantissime sono le innovazioni, veramente. Vado a riassumerle in tre salienti. La prima, che potete vedere alle mie spalle, riguarda l'Industrial Internet of Things. Sicuramente oggi si va verso una fabbrica intelligente, quindi ogni cosa deve essere interconnessa. Perché? Per poter raccogliere i dati, che poi sono utili a interpretarli, analizzarli e tirare fuori le regole per intervenire dove si possono fare dei miglioramenti, quindi aumentare l'efficienza, lo OI, il famoso OI. Qui è importante interconnettere dal sensore alla nuvola. Come? Attraverso standard di comunicazione. Quindi si sta ragionando su protocolli. Quello che si sta affermando come il più promettente è l'OPC-UA e B&R, come tanti altri colossi, lo sta promuovendo. Quindi tutte le soluzioni B&R per l'Industrial Internet of Things oggi si basano su OPC-UA e le TSN quando ci sono necessità di sincronizzazioni temporali, quindi real time. Le soluzioni B&R ovviamente non si limitano al greenfield, cioè alle soluzioni su macchine nuove, ma vadano anche a tutelare gli investimenti già fatti in passato, interconnettendo facilmente e in modo economicamente sostenibile tutte le macchine esistenti, anche datate, quindi si parla di brownfield. E adesso seguitemi perché passiamo nella nostra visione per il 2018 e di visione si parla perché abbiamo introdotto un nuovo concept di visione ma integrata in puro stile B&R. La visione integrata permette agli ingegneri e progettisti di lavorare sempre nel solito ambiente di sviluppo Automation Studio, quindi a cui sono già abituati, e interconnettersi con tutte le altre parti, anche quelle in movimento, con tempi di sincronizzazione estremamente rapidi. Ovviamente, come c'è da aspettarsi da una società di ingegneria come B&R, con funzioni di illuminazione veramente evolute e software di gestione facile da usare, tuttavia potente. E adesso concludiamo in finale. Qui siamo nell'area dedicata all'Acopost Track, presentata a Norimberga in anteprima mondiale, il sistema di trasporto a carrelli indipendenti, intelligente, perfettamente integrato con i sistemi di macchina e di fabbrica. Questo cosa significa? In puro stile IoT, questo sistema permette di realizzare oggetti personalizzati con tempi e costi da produzione di massa, una vera rivoluzione.